Le elezioni passano, il riformismo resta e questo è un po' lo spirito che sta alla base della prima assemblea della federazione riformista che si è riunita a Rende per dare continuità a una corrente molto ben radicata sul territorio. Il panorama politico, caratterizzato anche a livello regionale da una serie di divisioni, non vede attualmente una forza riformista sulla base di quello che è stato il modello che ha caratterizzato la Rende di qualche anno fa. Uno degli obiettivi, quindi, è partire dalle tradizioni del passato per programmare il futuro. Rende nel tempo si è perduta, ha perduto quella forza di voler essere un esempio che in Calabria si possono fare anche delle cose utili, concrete, che si può lavorare perché il cittadino possa progredire, possa avere tutti i servizi. La Rende di oggi la vedo molto triste, senza una visione, senza un progetto per il futuro, che neanche possiamo dire che viva la giornata perché anche il quotidiano non ci regala grandi soddisfazioni. Quindi questi ragazzi che ancora credono in un progetto per il futuro e che si vogliono impegnare vanno sostenuti e il cittadino non deve stare chiuso in casa, distaccato da quello che avviene all'uscita del palazzo o della casa unifamiliare in cui si abita, perché quello che avviene fuori interessa anche i figli, i nipoti di queste persone, quindi a mio avviso un impegno lo reputo necessario ed è questo il mio appello.